Mi chiamo Andrea Petetta e sono un pescatore sportivo oltre che un biologo marino. Ho appena catturato questo pesce che provvedo a rilasciare perché è troppo piccolo. Starà bene. Catturare pesci troppo piccoli è purtroppo comune nella pesca commerciale, ma non possono essere rigettati in mare perché spesso già morti. Viene definito scarto da pesca ed è un danno sia per l'ecosistema ma anche per i pescatori, che non ne ricavano alcun profitto. Il mio dottorato di ricerca è stato finalizzato ad approfondire l'impatto dei principali attrezzi da pesca sull'ecosistema marino dell'Adriatico, come l'impatto dello strascico e della draga utilizzata per la pesca delle vongole. In seguito ho pensato a delle innovazioni tecniche per ridurre i tassi di scarto e la cattura di specie vulnerabili come tartarughe, squali e cetacei. Tra le soluzioni testate, le più promettenti sono state l'uso di maglie di rete particolari che consentono la fuoriuscita di pesci più piccoli dallo strascico e l'uso di nassi innovative che minimizzano l'impatto sul fondale e sulle specie protette. 5 lavori scientifici sono stati pubblicati in riviste internazionali, ma risultati altrettanto importanti sono stati ottenuti coinvolgendo pescatori e cittadini in eventi di divulgazione. L'introduzione graduale di queste due soluzioni tramite una stretta collaborazione con pescatori e decisori politici sarà l'ultimo step per migliorare la sostenibilità ambientale, sociale ed economica della pesca, perché il pesce che mangiamo è una risorsa rinnovabile solo se sapientemente gestita.